Bene, bene, dopo il Wii U, dopo anzi il Wii, scusate, che abbiamo preso, finalmente oggi, 30 novembre 2012, siamo andati a prendere il Wii U Premium Pack dal Media World. Con incluso dentro Nintendo Land. Ci sono tantissimi unboxing, eccetera, eccetera, sul Wii, sul tubo, quindi lasciamo perdere tutte queste cazzate e andiamo avanti. Questo è naturalmente il paddone, che è veramente molto comodo, non pensavo assolutamente che fosse così comodo, leggero e maneggevole. Ho applicato una pellicola che diminuisce un pochino la bellezza del pad, ma comunque non vorrei graffiarlo prima del tempo. Poi ho preso due giochi, New Super Mario Bros. U naturalmente, Zombie U, e mi è uscita assieme alla console Nintendo LED. La console è questa, messa accanto al vecchio Wii e alla PlayStation 3. Allora, la console esteticamente è un pochino anonima, comunque non è brutta, è bellina. Abbiamo il sync sia per il paddone sia per i vecchi telecomandi. Power collegata in HDMI, finalmente, quindi possiamo vedere la prima Nintendo console in HD. L'ho comprata 2 secondi fa e già c'è un pochino di polvere, come potete vedere. Il nero per la PlayStation 3, vabbè, la pulirò dopo. Abbiamo la sensor bar per giocare al vecchio console e abbiamo finalmente la Wii in HD. Facciamo una velocissima prova. Parliamo naturalmente prima di tutto del paddone. Allora, questo paddone è la novità principale comunque della console. Aspetta che tolgo il flash, se no non vediamo un cavolo. Come dicevo poco fa, la novità principale del Nintendo Wii U, oltre ad essere finalmente la prima console in HD, è il paddone. Noi abbiamo sul paddone la schermata principale, che assomiglia a quella per Nintendo 3DS. Sto scaricando pure la demo di FIFA. E sullo schermo abbiamo il menu del Wii, con tutti i Mii. Eccetera. Ogni tanto spuntano queste notifiche di Nintendo, eccetera, eccetera, dei nostri amici, eccetera, eccetera. Abbiamo la possibilità di invertire la schermata. Quindi ora vediamo quello che c'è, che c'era prima sul televisore, e vediamo quello che c'era prima sul pad. Altra funzione caruccia che possiamo avere è quella di usare il paddone come telecomando per la televisione. Se facciamo TV, possiamo chiuderla, cambiare canale, eccetera, cambiare il volume. Guardate. Sentite la TV come va. Eccetera, eccetera. Una cosa bellissima. Ho sentito che la CPU delle Wii U è comunque non è potentissima, ma frega niente perché l'ho preso per giocare soprattutto alle esclusive. Comunque, se andiamo a dare uno sguardo alle varie impostazioni che abbiamo sul paddone, abbiamo naturalmente la barra impostazioni quando avviamo un gioco, il centro di creazione Mi che è simile a quello della PlayStation 3, abbiamo impostazioni della console, abbiamo la Wii U Chat perché qua abbiamo una telecamera frontale, abbiamo il Miiverse dove noi possiamo postare le nostre impressioni, ci sono vari gruppi tipo Zombie U, eccetera, eccetera. Nintendo eShop, internet e il canale TV che ancora non funziona, però non so se funzionerà più là. Che vi faccio vedere subito. Andiamo nel canale Miiverse. Una cosa che ho notato è comunque che è ancora un pochino lentina tra un menu e l'altro. Spero che la Nintendo risolva il problema. Naturalmente, come vediamo la stessa cosa sia nel pad sia nella TV. Abbiamo la stessa cosa. Tutti streaming velocissimo, eccetera, eccetera. Sempre nel gruppo, andiamo in gruppo di Super Mario Wii U. E vediamo gli aggiornamenti che ci sono. Come sono? Finalmente. Tutto quello che hanno scritto. Sia i nostri amici, sia le persone. Per esempio, noi siamo pubblica e possiamo scrivere quello che vogliamo. Tipo. Oh. Yeah. Facciamo ok. E lo pubblichiamo. Naturalmente lo vediamo pure nella TV.
Poi prendendo il punto pulsante home possiamo tornare subito alla home page. Menu Wii, torniamo al menu Wii. Eccolo qua il nostro menu Wii. Centro cazzare mio uguale. L'impostazione TV full HD eccetera eccetera. Non c'è bisogno. Vabbè, diamo uno sguardo veloce. Come vedete, è un pochino lentino in confronto a PlayStation 3, oppure lo stesso Wii, entrare nelle impostazioni della console, eccetera, eccetera. Spero che questo venga sistemato. Infatti, sono entrato una volta e poi non ci sono entrato più perché non è, però è troppo lento. Collegata internet, spegnimi da dati, c'è l'impostazione TV, rapporto TV, imposta il telecomando, calibra, disattiva, barra sensore, imposta lingua, eccetera, eccetera. Ok, avviamo subito il primo gioco che vi faccio vedere, naturalmente New Super Mario Bros. U, che è una figata assurda giocarlo. Quando entriamo in questa impostazione, puoi tornare al menu Wii, rallenta tantissimo. Questo sarà un difetto che penso verrà sistemato, spero, anzi. Abbiamo subito il New Super Mario. E come faccio video recensione così? Abbiamo la stessa immagine, sia qua che lì. Questo gioco possiamo utilizzare vabbè, Wii U Gamepad e Wii U Pad normale. Naturalmente utilizziamo Wii U Gamepad che comunque è leggerissimo da giocare con due mani. Allora, giocare su Wii U Gamepad comunque è bellissimo. Io ho fatto soltanto il primo livello, quindi non c'è nulla di spoileroso. Abbiamo sfide, caccia le monete. Qua ci dice quale possiamo giocare da 1 a 5 giocatori o giocare Wii U Gamepad. Graficamente abbiamo il titolo sulla TV naturalmente in HD con ovvietà e nello stesso tempo abbiamo il titolo in streaming sul tablet sul pad tablet. Le differenze visive sono a secondo di come avete settato la vostra televisione, perché su Wii Tablet c'è l'impostazione è una, non è che possiamo cambiarla. Invece sulla televisione io ho messo un pochino i colori più accesi perché mi piace tantissimo averli più accesi i colori, modalità dinamica. Facciamo partire ad esempio il secondo livello che non ho ancora fatto. Aspetta che zoom un attimino. Considerare la pulizia grafica è veramente notevole. Giocare a Mario in HD comunque è una cosa bellissima. Secondo me, naturalmente ci possiamo giocarci pure sul tablet senza guardare lo schermo, faremo gli stessi movimenti uguali. Naturalmente se vostra moglie o qualcuno vuole giocare vuole vedersi la televisione, basta premere TV e cambiamo canale, oppure vogliamo spegnere la televisione per giocare sul letto. Possiamo tranquillamente giocare sul Wii Pad con la TV chiusa. Come potete vedere tranquillamente. L'audio è veramente ottimo. In Dolby, stereo. Veramente bello comunque giocarci qua. Quasi quasi più bello pure giocarci qua sul tablet. La distanza, ora la proviamo, vi faccio vedere una prova in diretta fin quando il Wii U tiene il tablet. Tiene la distanza. Allora, abbiamo per farvi rendere conto una piccola idea. Lì abbiamo il Wii U e noi siamo col telecomando qua. Vediamo fin quando prende. Qui c'è una porta. Ci allontaniamo pian piano. Vediamo se il mio sogno si realizza. Ci allontaniamo ancora pian piano. Sì. Qua forse ha perso un attimino. Qua comincia a perdere un pochino il segnale. Comunque penso di poterci giocare, sì. In bagno, sì, dai. Comunque questa è la distanza. Avete visto la televisione là sotto.
Io se vado un pochino qua al muro, sta iniziando a perdere il segnale. Comunque qua ancora prende. Siamo in un'altra stanza completamente. E prende. Fino a qua prende, quindi posso giocare pure sul divano col mio cane. Quasi fino a qua il muro perde. Diciamo che sono 5 metri con un muro. E invece saranno una 3-4 metri. Un 6-7 metri senza muro. Altro che dirvi di questa console, oltre che naturalmente la consiglio a tutti i nintendari. Perché oltre a giocarsi sul tablet è veramente bellissimo. Però anzi, secondo me, alcune volte distrae comunque. Ad esempio, riaccendiamo la TV. E si dovrebbe riaccendere la TV. Facciamo questa prova. Nintendo, certo, ha bisogno un pochino di adeguarsi, soprattutto con la velocità di questa console, con alcuni software, alcuni di modernizzarsi un pochino. Comunque questo lo potrà fare pian piano durante la vita della console, con aggiornamenti software. Per quanto riguarda il futuro, spero veramente che verrà supportata da Nintendo, non come il Wii, che è stato lasciato un pochino a morire, ma soprattutto le terze parti che investono in questa console, che comunque è strutturata veramente molto bene. Ah, abbiamo installato ho finito di scaricare FIFA 13. Si deve installare. Il primo aggiornamento è durato quasi un'ora. E poi ogni gioco si deve aggiornare. Quindi, vediamo se dov'è il demo. Vabbè, ho scaricato il demo, però non lo vedo per ora. Comunque c'è pure l'impostazione per la famiglia, se avete bambini, eccetera, eccetera. Comunque un saluto, Cinque Matrice.